Salve a tutti di nuovo da Marco Stefanelli. In questo filmato vediamo come si configura un battimento monaurale o monoaurale con il software Brainwave Generator. Brainwave Generator non è il software, il programma più adatto certamente per gestire battimenti monaurali perché è abbastanza specifico per binaural beat, battimenti binaurali, ma con qualche accorgimento e artificio è possibile creare battimenti monaurali addirittura di due tipi, un tipo utilizzando la modulazione di una singola frequenza portante e secondo tipo, utilizzando due frequenze diverse sul canale destro e il canale sinistro. Come sappiamo, poi oltre battimenti monaurali e binaurali ci sono altri tipi di pulsazioni, modulazioni del segnale utilizzati come brainwave entrainments, per esempio la crossfeed stereo modulation, la pulsazione isocronica. Modulazione del volume, la low pass filter modulation, la pitch modulation, l'autopan modulation, come quella per esempio utilizzata in Cool Edit o Adobe Audition, che vedremo in seguito nei prossimi filmati, e infine quella l'ultima direi scoperta, probabilmente anche il metodo migliore, più efficace, l'Harmonic Box X, che utilizza sia battimenti binaurali che monaurali in una configurazione armonica, appunto, in una configurazione crossfeed. La vedremo anch'essa in un prossimo filmato. Bene, allora vediamo la configurazione di un battimento monaurale modulando una frequenza portante di 528 Hz. Abbiamo già preconfigurato un preset con Brainwave Generator. Andiamo a vedere la scheda Preset Options, dove appunto troviamo una singola voce, un singolo segmento. Apriamo la scheda Sound, vediamo che l'impostazione del binaural beat, la frequenza di battimento binaurale è impostata a 0, proprio perché non vogliamo generare un battimento binaurale ma monaurale. La frequenza udibile, quindi la frequenza portante, è impostata a 528 Hz, il volume è un 80% per praticità e il punto chiave è appunto la modulazione di questa frequenza, che vediamo appunto premendo il pulsante modulation, sempre della scheda sound, impostato al volume 100%, e il punto chiave appunto è configurare il periodo di modulazione a 125 millisecondi, che corrisponde a 8 Hz, cioè è stato diviso 1000 millisecondi, diviso 125 da 8 Hz, oppure 1000 diviso 8 da 125. E quindi con questa espressione è possibile trovare tutte le frequenze intermedie, ovviamente entro certi limiti che vedremo successivamente. Se per esempio volessimo impostare 10 Hz, 1000 diviso 100, appunto 10, quindi 100 millisecondi mi darebbe una pulsazione, una modulazione, un battimento monaurale di 10 Hz. Il segnale, come vediamo, è in fase. E quindi i due canali destro e sinistro saranno perfettamente identici, ma ovviamente è possibile utilizzare anche un singolo canale perché il battimento appunto è indipendente.
Nel battimento monaurale, infatti, non c'è la necessità dell'utilizzo della stereofonia, anche se può essere ovviamente utilizzata. Ascoltiamo. Faccio vedere anche la forma d'onda del battimento. Vediamo qui il canale sinistro, il destro è perfettamente uguale perché è evidenziato il rosso, esattamente lo stesso. In pratica si ha questa è un'analisi in frequenza, ovviamente abbiamo 528 Hz circa a questo punto. La forma d'onda è quella che vediamo in questo punto. Esattamente identica per canale destro e sinistro. Vediamo la pulsazione nel un secondo è questo segmento, ci sono esattamente 8 creste di onda, quindi abbiamo una pulsazione di 8 Hz su una frequenza portante di 528 Hz. Bene, ritorniamo a la finestra di Brainwave Generator e a questo punto direi che abbiamo visto come si configura un battimento monaurale modulando una singola frequenza con l'ormai noto software Shareware, praticamente gratuito con dei piccoli limiti sull'importazione e esportazione dei preset, della lunghezza dell'importazione del background, piccoli limiti che appunto nella versione a pagamento non ci sono, ma che ovviamente limitano di poco questo software interessante da poter usare per realizzare diversi tipi di sonorità, frequenze, pulsazioni, eccetera, come abbiamo visto anche nei precedenti filmati. Per il momento vi saluto, allora vi rimando ai nostri prossimi e precedenti filmati per appunto vedere come si utilizza Brainwave Generator BVGen, scaricabile gratuitamente o comunque in versione shareware dal sito bvgen.com. Arrivederci da Marco Stefanelli, a risentirci ai prossimi filmati.